Ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Bene a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 19. Sono qua ragazzuoli, oggi tornato con un videozzo un po' particolare. Allora signori, avete vinto voi. Perché avete vinto voi? Nel senso, io vi feci un video dove sono andato a giocare con, appunto, con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, che hanno fatto un macello incredibile. Stavo giocando la Division Rivals, ho vinto due partite veramente bellissime e sono qua perché vi ho fatto un sondaggio. Vi dissi se tante volte volevate che andassi a prendere un Douglas Costa in versione speciale. Ovviamente l'87% delle persone ha votato sì, ragazzoli, e quindi oggi ho deciso di prendermi Douglas Costa in versione UEFA Champions League 88. Però ragazzuoli, non voglio provarlo nella division oppure nella partita normale, ma voglio andarlo a provare, visto che io sto registrando questo video un pochino prima che mi sto avvantaggiando qualche video. Lo sto registrando sabato 5 gennaio alle ore 4.02 di notte, ma non ci fate caso. Bene, ma andiamo a giocare appunto nel Foot Champions. Sono le prime partite, però ragazzuoli, intanto con la scusa che devo giocare un po' di Foot Champions, ci vado a fare anche questo videozzo, giusto per provarlo proprio in maniera più sproporzionata ed eccezionale nel Foot Champions Weekend League. Allora, quindi questa qua ragazzi è la squadra attualmente con cui sempre andrò a giocare questa Weekend League. Questo è Douglas Costa che abbiamo acquistato per 295.000 crediti, veramente sono tanti. Però ragazzuoli, un giocatore con 97 di velocità, 93 dribbling, 80 tiro, è veramente tanta robetta. Quindi veramente raga, poi tiro da distanza c'ha 85 più 14, quindi c'ha 85 ragazzi, potenza di tiro 91, tiro al volo 81, è tanta roba, comunque un buon giocatore. Ho fatto anche la cosa dello scambio di giocatori qui con JJ Okocha e Cristiano Ronaldo, ho messo le carte appunto ATT a JJ Okocha e COC a Ronaldo, in modo tale che tutti quanti hanno 10 d'intesa. L'unico che non ha 10 d'intesa ragazzi è Mbappé, però comunque va benissimo lo stesso. Direi di iniziare ad andare a giocare immediatamente, mettiamo una bella forma fisica. Signori, mi raccomando, un bel like se gradite questo acquisto, questo nuovo benvenuto in questa squadra, questo nuovo giocatore. Quindi mi raccomando, cerchiamo di arrivare a 10.000 pollicioni in su. Siamo prontissimi ragazzi, mo non so voi quando state vedendo questo video se già sono usciti i toti oppure no, ma ragazzuoli, inizieremo a fare tantissimi pack opening e se riesco anche qualche bella live gagliarda. Vediamo il nostro primo avversario di questa Weekend League. Lui ci porta una bella squadra con Gabriel Jesus lì davanti, un Sané, un Papu Gomez 86 che anche io ragazzi ho trovato nei miei Foot Champions Rewards Gagliardias Gana Flow. Si parte ragazzuoli, diamo subito il calcio d'inizio. Il nostro avversario sta fermo. Bene, io a questo punto direi di approfittarcene leggermente del nostro avversario fermo. Diamo subito la palla per non so chi, che non la prenderà mai, il nostro JJ Okocha. Provo subito a fare il primo tiro, che non spaventa per niente il nostro avversario, che si è ripreso in un act. Attenzione per CR7 che prova subito a giro, raga. Subito CR7 va a mettere a segno il suo golletto in questa prima partita di Weekend League con il primo tiro, raga. Lo ammetto, il primo tiro va subito a trovare il gol il nostro CR7. Un gran bel tiro a giro, però guardate qua che robetta ragazzuoli, un po' dalla distanza, un gran bel tiro a giro molto angolato. CR7 va a mettere subito a segno il suo benvenuto. Guardalo Douglas, guardalo Douglas, pallone mezzo per Ronnie che non so che cosa ha fatto Ronaldo. Stava raccogliendo le rose o non lo so, le vicorsole, non so che cosa stava facendo là sinceramente. E ancora Douglas ragazzi, 97 di velocità, si fa sentire però, eh. Vi dico la sincera verità, si fa sentire col suo 97 di velocità, raga. Ammazzalo che roba. E ancora continuiamo col pallone. Tutto per noi. Prova a darlo a CR7 che non gli arriva. Guarda che ho fatto con Ronnie. Mamma mia, se puto a caso mi riusciva una cosa del genere, raga. Ma non dovevo mettere la firma. Dove dovevo mettere la firma? Eccolo! E vai così, va bene, raga. Finché purghiamo sono contento. Ricordiamoci sempre che la Weekend League, raga, non è facile. Non è facile per niente. Che gol stranissimo, raga. Giorgione Chiellini di naso va a prendere il pallone e va a segnare. Mi sa che tanto ci sta un rich quit. Infatti, ragazzi, prima partita, il nostro avversario si è da quit. Ha visto le brutte, ha detto state bene così, io me ne vado. Arrivederci e grazie. 7 tiri, 6 in porta, 2 gol. Bella partita, ragazzi. Quindi la prima vittoria facile. Andiamo a giocarci la seconda. Più che altro ragazzi, Douglas Costa mi ha fatto lì una finta e via strepitosa, una velocità incredibile. Allora andiamo a vedere il nostro secondo avversario. Vediamo un pochettino, questo c'ha una squadra leggermente migliore da quell'altra secondo me.
Cubi United, questo si chiama. Quindi vediamo un pochettino, ragazzi, un'altra bella Premier League, e vediamo se tante volte riusciamo anche a lui o a farlo quittare o almeno a fargli sentire un attimo la potenza del nostro Douglas Costa. Gli diamo un benvenuto, ragazzi, come se non ci fosse un domani. Io come sempre vado a spostare il mio JJ Okocha con Cristiano Ronaldo e sono pronto con la Sganaflo proprio. Il nostro avversario dal calcio d'inizio, raga, vediamo se tante volte subito riusciamo a purgarlo, perché se riusciamo subito ad andare in vantaggio è molto molto positiva come cosa. Buona ancora per Ronny. La prova a dare qui, raga, per JJ. Peccato che purtroppo se non la palla non la prende chi di dovere. Non fa niente. Prende un palo. Prende un cavolo di palo. Non lo so che sta succedendo. Non lo so cosa sta succedendo, raga. Spero solo che sia rimasta. È mia, dai. L'importante è quello. L'importante è che il pallone è mio e ce lo possiamo gestire come ci pare. Ok. Eccolo qui! Mamma mia, il ninja, raga! Mamma mia, che gol il ninja che fa la Dybala mask. Va bene così, è tutto un miscuglio di roba. Che cosa ha fatto, raga? Veramente una squadra. Questa prima partita sono strepitose. Squadra velocissima. E ovviamente non per questo si chiama il ninja. Cioè, guardate che cacchio di gol che abbiamo fatto. Stiamo segnando tutti con tutti, tranne che con Douglas Costa. Però, ragazzi, la sua velocità. Eccolo qua, Douglas. Eccolo qui. Guardalo, guarda che cattiveria. Guarda che cattiveria. Ma quanto piotta. Bello. Bello per Douglas. Guardalo, Douglas. È ancora lui. Ancora lui, però a darla in mezzo, raga. Peccato perché l'ha trattenuto, perché stava andando via in un modo pazzesco. Diamo il pallone al centro. Ovviamente ho troppo attaccato al portiere. Si sono suicidati in 45 lì in mezzo. Non so che cazzo è successo. Mi sa che questo l'abbiamo preso. Meno male che l'ha angolata dalla parte sbagliata, raga. Cioè, se la tirava di potenza all'altro estremo della porta ci segnava sicuramente. Meglio così. Va bene per noi. E questo è buono. E questo... è buono! Guardalo JJ che la prende con la luce del piede, perché non stava trattenendo il maledetto Pestertoni. La prende Ronaldo. Va bene, non è entrata, ma la prende Ronaldo. A noi quello ci interessa, ragazzi. Comunque, teniamo gioco, teniamo duro. Pensavo andava fuori sta palla, raga. Pensavo andasse fuori, invece ci ha purgato con Mahrez. E Modi si è messo in un Mahrez di merda, amico mio. Te lo dico perché adesso mi ha fatto inquietare assai. Non dovevi permetterti proprio di farmi un gol del genere. Ma guarda, non te lo permetto più. Se ovviamente riesco a prenderti il pallone. E ci prova, guarda che bombone. Forse tira a giro. Però va bene così, dai. L'importante è che ci facciamo sentire. Magari mi fa un gol tipo alla Juventus. Come fece alla Juventus. Buono, buono, buono. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo. Vai Ronaldo! Tira a giro di Nainggolan. Anche questo purtroppo non è andato. Ci stava... non l'ho visto. C'era Douglas Costa lì da solo. Lo stava facendo Ronny. Stava facendo tipo il gol della Juventus, raga. Madonna, la stavo quasi per fare. E dai Ronaldo! Mamma mia, che botta! Mamma mia, CR7, ragazzi, al 91esimo! A un minuto dallo scadere di questa partita! Che sassata che ha tirato! Spada flash proprio! Ma imprendibile, che prende palo gol! Mettiamo difensivo e Kit ce manna proprio, anzi, ultra difensivo, non te ne manco muove da lì proprio! Esatto, anzi, dammi qua e finisce, ragazzi. Madonna, che partita che ci siamo andati a vincere. Non ci voglio credere. No, raga, veramente non ci voglio credere. Che partita che abbiamo vinto. Comunque, vi posso assicurare che Douglas Costa è un fenomeno assurdo. Cioè, raga, questa versione di Douglas Costa è eccezionale. 88-13-6. Comunque, vinciamo 2-1. Quindi, seconda partita, ce la portiamo a casa. Ma ragazzi miei, madonna mia, che bombe che tira Ronaldo. Vabbè, quello lo sappiamo, ma Douglas è tanta robetta. Signori, niente che dire, con queste due partite vi saluto e vi ringrazio. Spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto. Mi raccomando, ragazzi, vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, condividete, passate nel mio profilo Instagram scritto JokerJ0K3R. Mi raccomando, venite a seguirmi in tantissimi. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento. Cliccate qua a fianco a me per vedere altri due video 70 volte ancora non l'avete visto. Cliccate con CRJK per iscrivervi al canale, cliccate la campanella per perdere questo video. Da nascosto, ragazzi, ve lo consiglio perché è velocissimo e vi risolve veramente tante situazioni. A uno scatto
scatto una velocità pazzesca. Noi ci becchiamo con un prossimo video. Da Giocherino è tutto per oggi e ciao signori.